La data di inizio ufficiale dell'Inquisizione spagnola è il 1478, l'anno in cui Ferdinando, grazie all'avvelenamento del fratello, il principe Carlo, eredita il regno di Aragona e sposa la sua degna consorte, Isabella, che a sua volta si è procurata la corona di Castiglia a prezzo della morte violenta del principe Don Alfonso. La coppia reale chiede dunque al Papa di dare la sua benedizione alla nuova crociata interna che prende il nome di Limpiezza de Sangre e che prevede, accanto alla persecuzione dei mori non convertiti, la conversione forzata degli ebrei presenti sul suolo. Con una bolla papale promulgata il 1 novembre, nel giorno di ogni santi, lo Stato Pontificio asseconda il desiderio dei sovrani di sconfiggere, come dicono, l'esercito di finti cristiani che infetta il suolo di Spagna. La corona di Castiglia e di Aragona viene quindi autorizzata a designare tre vescovi appartenenti ad ordini monastici o dottori in teologia ed esperti di legge canonica che hanno il diritto di procedere contro gli eretici e contro tutti coloro che li difendono e li aiutano. L'Inquisizione spagnola, quale fondamentale puntello dell'autorità della monarchia, si dota quindi di un Consejo della Suprema e Generale Inquisición, che prenderà il nome di Suprema, ossia un'organizzazione verticistica che si considererà al di sopra di ogni legge e diritto e quindi in grado di giudicare su qualsiasi questione abbia attinenza anche indiretta con la vita religiosa. La carica di capo inquisitore da questo momento in poi assumerà quindi un'enorme importanza in Spagna, paragonabile solo all'incoronazione del re. Il 17 novembre del 1480 due domenicani ricevono quindi l'incarico ufficiale di inquisitore, con la minaccia che qualsiasi indulgenza nei confronti di ebrei e musulmani avrebbe comportato l'immediato esonero dall'incarico e l'immediata perdita delle prerogative civili del Cesare. Agli inquisitori viene dunque affidato il compito di scovare chi ha fornito materiale per approvvigionamento ai soldati musulmani asserragliati nelle roccaforti andaluse, nonché di schedare chi si oppone alla persecuzione dei mori liberi, che peraltro da secoli si sono integrati nella società spagnola, convivendo più o meno pacificamente accanto ai credenti delle altre religioni, come era avvenuto anche in Sicilia e in Terra Santa, prima dell'avvio delle crociate. Allo stesso tempo al libero castigliano viene vietato di rivolgersi, anche per il disbrigo degli affari più importanti, agli ebrei, che hanno svolto queste funzioni fin dai tempi dell'Impero Romano. La monarchia spagnola nel frattempo istituisce la carica di amministratore centrale per i beni sequestrati, affidandoli proprio ad un membro della Suprema. Viene anche pattuito con il clero spagnolo la garanzia di un seggio nel collegio degli inquisitori e i confessori reali. È in questo periodo che agli inquisitori viene attribuito quindi un potere assoluto di vita e di morte sui membri delle comunità in cui operano,